Bene, eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Giorgetti e il dottor Damiani per parlare della corretta alimentazione e della malattia dell'apparato digerente, come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Iniziamo dal dottor Giorgetti. Abbiamo Serena Di Fano che dice: ho iniziato a soffrire di reflusso gastroesofageo e chiede: questo può dipendere anche da un eccessivo consumo di carboidrati? Ma no, sì, cioè se è eccessivo sicuramente sì, però non ci sono alimenti, non sono i carboidrati gli alimenti più incriminati quando c'è il reflusso gastroesofageo. E Quali sono, quindi, dottore? ma chi soffre di reflusso gastroesofageo dovrebbe fare un'alimentazione ben digeribile, quindi con verdura, frutta, carne bianca, masticar bene, evitare caffè, alcolici soprattutto a fine pasto ed evitare tutti gli alimenti che devono prevedere poi una digestione laboriosa, quindi gli alimenti fritti, come diceva prima il dottor Damiani, gli alimenti ricchi di grassi, sono questi insomma gli alimenti da evitare. Poi qualche precauzione come quella di appunto non portare abiti troppo stretti quando si mangia e di non coricarsi subito dopo mangiato, ma aspettare almeno un'oretta. Ecco, anche due o tre dicono. Bah, No, sì, in dottore. genere lo svuotamento gastrico Dipende avviene in da quanto un'ora, uno un'ora e mezza, mangia, dipende da quanto uno dottore, mangia, vero? dalla quantità e della qualità degli alimenti che ha mangiato, certo. Ecco, bene. Poi abbiamo Anna di Macerata che dice: ho 60 anni e da qualche tempo non riesco più a digerire la carne rossa. Toglierla completamente dalla dieta mi può provocare dei disturbi? Assolutamente no, perché la carne per quello che riguarda il nostro organismo è importante per l'apporto proteico, ma lo stesso apporto di proteine potremmo trovarlo in altri alimenti, nel pesce, nelle uova, nella carne bianca, nel latte e nei latticini in generale. Quindi può tranquillamente evitare di mangiare carne rossa e sostituirla con uno di questi alimenti. Poi abbiamo Roberto di Montemarciano che dice: soffro di gastrite, ernia iatale e disbiosi. È vero che una corretta alimentazione a base di proteine a lungo andare abbassa questa problematica? No, la corretta alimentazione non è a base di proteine, la corretta alimentazione è quella che abbiamo visto prima, insomma, che comprende un po' tutti gli alimenti e magari sì, con non troppe proteine. Per cui quello che mi consiglio di dire è quello che abbiamo detto prima, insomma, non troppe proteine, ma soprattutto frutta, verdura, ortaggi e alimenti integrali. Aglio e cipolla, dottore, possono dar Guardi, fastidio? le spezie, gli aromi sono oggi considerati dei virtuosi, degli alimenti virtuosi, però ci sono molti soggetti, io stesso per esempio, che non riesco a digerire l'aglio, alcuni che non digeriscono la cipolla, quindi è molto Io la individuale, cipolla, ad esempio, vede? è molto soggettivo il discorso. Bene, dottor Damiani, abbiamo Sara di Ancona che dice: ho notato che quando mangio troppi alimenti dolci ho bruciore allo stomaco e chiede come mai? Allora, il sintomo bruciore allo stomaco è un sintomo estremamente aspecifico e potrebbe essere correlato non solo all'eccessivo uso di carboidrati, ma anche a altre patologie intercorrenti o all'utilizzo eccessivo anche di altri tipi di alimenti, no? Come ad esempio l'alcol, per dirne uno, ad esempio, o l'eccessivo uso di spezie. Per quanto riguarda i carboidrati, gli zuccheri, questi sono più indicati in un processo di fermentazione, quindi di solito le problematiche che possono produrre sono più quelle del gonfiore addominale e dell'alveo diarroico piuttosto che del bruciore. Probabilmente il discorso del bruciore può essere dovuto a una gastrite che potrebbe essere dovuta anche a tutt'altro tipo di problematiche, magari all'Helicobacter pylori, che è una causa frequentissima, no? Di gastrite e non solo, oppure essere in qualche maniera uno di quei sintomi correlati alle dispepsie funzionali che non riconoscono necessariamente un alimento, ma che possono essere in qualche maniera dovute a uno stato emotivo particolare, a un problema intercorrente di uso di antibiotici piuttosto che di anche altri farmaci come gli antinfiammatori.
e che quindi vanno tenute in debita considerazione prima di dare tutte le colpe dei nostri problemi all'alimentazione. È chiaro che un uso eccessivo di zuccheri porta comunque a una serie di problematiche per il quale mi sento assolutamente di sconsigliarlo. Però non dobbiamo pensare che solo questi sono i responsabili di ogni nostro problema. Insomma. Bene, poi abbiamo dottor Damiani, Maura di Senigallia, che chiede: il consumo di latticini va eliminato nel caso di colon irritabile? Allora, l'abbiamo già toccato in parte in precedenza, no, questo argomento. Noi in questo caso non siamo di fronte a una patologia tipo un'allergia, quindi io eliminerei la parola eliminato, nel senso che è importante capire che se noi abbiamo determinati tipi di sintomi, l'utilizzo dei latticini in eccesso può peggiorare questi sintomi. Da questo a eliminare un tipo di alimento importante, no, come il latte e i formaggi magri, ad esempio, completamente ce ne vuole. Bene, poi dottore abbiamo Giovanni di Porto Sant'Elpidio che chiede: un continuo impiego di farmaci antinfiammatori possono determinare la formazione dell'ulcera? Assolutamente sì, un uso prolungato dei farmaci antinfiammatori può portare a una serie di problematiche tra cui anche l'ulcera, quindi se ne raccomanda l'utilizzo sempre a stomaco pieno e qualora fosse ipotizzabile un uso protratto di questo tipo di farmaci è anche importante eventualmente prendere una gastroprotezione per cercare di evitare questo tipo di problematiche. Bene, poi abbiamo Giorgio di Pergola che chiede: l'Helicobacter pylori mi ha già causato gastrite ed ulcera peptica, che tipo di alimentazione mi consiglia per mantenere stabile la situazione? Allora, io immagino che l'ulcera peptica sia stata già trattata e con successo e che il nostro amico, il nostro paziente ormai sia guarito sia dall'ulcera peptica che dall'Helicobacter pylori, perché altrimenti se così non fosse il rischio che l'Helicobacter possa in qualche maniera produrre nuovi danni, non necessariamente l'ulcera peptica, ma comunque una difficoltà nella digestione, una gastrite più o meno importante, se l'Helicobacter c'è ancora, potrebbe riprodursi. Per quanto riguarda l'alimentazione è quella sana. L'alimentazione è quella che prevede un uso non eccessivo di bevande alcoliche, un uso diciamo normale, non eccessivo di caffè, un uso non eccessivo di tutti quegli alimenti di cui abbiamo parlato finora. L'Helicobacter va trattato dal punto di vista farmacologico, non c'è un tipo di alimentazione che lo induce ad andarsene dallo stomaco e quindi questo immagino che il nostro paziente l'avrà già eseguito. Bene, poi dottor Giorgetti, abbiamo Arianna di Ancona che chiede: ci sono farmaci che aiutano a perdere peso? Allora, l'obesità oggi è considerata una malattia cronica e quindi siamo alla continua ricerca di un farmaco che ci aiuti a trattare i pazienti, perché con il solo cambiamento dello stile di vita qualche volta è difficile perdere peso, soprattutto se i chili da perdere sono molti. Per cui io faccio sempre un esempio, un po' il peso è come la febbre, se tu hai 37,3 con qualche nozione di norma igienica di vita la febbre la superi, se hai 40 di febbre è probabile che dovrai prendere dei farmaci. Lo stesso per il peso, se pesi 2 o 3 kg di più muoviti, mangia di meno, se pesi 10, 20 o 30 kg di più un farmaco può insieme al cambiamento, può aiutare a correggere lo stile di vita. Oggi, in questi ultimi mesi, abbiamo nuove molecole, in questi giorni ne uscirà un altro già in utilizzo negli Stati Uniti da 2 anni, uscirà anche in Italia, per fortuna, e quindi avremo qualche arma in più promettente per aiutare i pazienti a perdere peso. Comunque la terapia farmacologica, essendo l'obesità una malattia, una terapia farmacologica mirata, è ben venga, insomma, quando è il medico a utilizzarla. Bene, poi abbiamo Giulia di Fabriano che chiede: la gastrite dipende sempre dal tipo di alimentazione? Ma no, non sempre, non esistono regole assolute, come dicevamo prima possono essere i farmaci, può essere uno stato di stress continuativo e possono essere anche alcuni errori alimentari e quindi una volta stabilita la causa poi cercare di
di arrivare ai rimedi, però ecco, non è solo l'alimentazione, anche se è una componente importante. Bene, poi abbiamo Sabrina Di Jesi che dice: consumo molti carboidrati, il consumo di carne bianca è molto limitato e quella rossa praticamente assente. Potrei avere dei problemi di salute? Come posso sostituire in modo bilanciato l'apporto di proteine? Ma come dicevamo prima, insomma, la carne non è indispensabile, quindi l'apporto proteico e le proteine migliori, quelle di più alto valore biologico, noi possiamo assumerle magari sempre con alimenti di origine animale, come il latte, i latticini, le uova, il pesce. Per chi invece fa una scelta vegana o vegetariana, ci sono alimenti di origine vegetale abbastanza ricchi di proteine, il discorso però si fa un po' più complicato e comunque anche un piatto di pasta e fagioli ha un discreto apporto proteico, quindi con qualche salto mortale o qualche conoscenza più approfondita si riesce a avere anche un buon apporto proteico solo con gli alimenti di origine vegetale. Bene, ora andiamo molto velocemente perché abbiamo tantissime domande e il tempo purtroppo è finito. Quindi, allora, abbiamo Maurizio Di Jesi, dottor Damiani, che chiede: un uso quotidiano di caffè può portare alla colite? No, un uso quotidiano di caffè, se siamo dentro i quattro, no, caffè che sempre vengono raccomandati, non porta alla colite. La colite la portano altre problematiche, in parte le abbiamo già parlate in precedenza. Poi abbiamo Luana di Ancona che chiede: come capire se i disturbi del colon irritabile derivano da un fattore organico o da un fattore emotivo? Allora, se noi parliamo di colon irritabile, il fattore organico l'abbiamo già escluso. Qui per fare la diagnosi c'è bisogno, come al solito, dell'anamnesi, della visita, eventuali accertamenti invasivi vengono indicati dal medico se ce ne sono le caratteristiche cliniche. Bene, poi dottor Giorgetti, abbiamo Sonia di Macerata che chiede: l'assunzione per lunghi periodi della pillola anticoncezionale può causare la gastrite? Generalmente no, perché la pillola non è gastrolesiva, però come tutti i farmaci e le sostanze che ingeriamo, poi c'è sempre un effetto che è molto personale e personalizzato, quindi eventualmente se questa ragazza ha notato che i fastidi, il bruciore interviene sempre ogni volta che assume la pillola o cambia l'orario di assunzione oppure cambia tipo di pillola o il cerotto o l'anello, comunque è una prova che può fare sicuramente. Certo, bene, poi abbiamo Fausto di Pedaso che dice: ho frequenti bruciori di stomaco e chiede quali cibi dovrei assolutamente evitare? Evitare gli alimenti chiamati nervini, quindi tè, caffè, cioccolato, gli alcolici e cercare di orientarsi verso una corretta alimentazione della quale abbiamo parlato tutta la sera, quindi è Certo. inutile che. Sì, poi abbiamo Silvano di Filottrano che chiede: lo stile di vita così frenetico, che incidenza ha nella comparsa della gastrite? Sicuramente è un'incidenza, anche il nostro stile di vita è importante nella nascita di molte patologie e quindi soprattutto nelle patologie intestinali risentono molto anche dei livelli di stress e di frenesia che oggi ci accomunano. Abbiamo dottor Damiani Giorgio di Ancona che chiede: mangiare sempre panini al volo e stare moltissime ore seduti in macchina, che problemi mi possono causare? Possono causare tutti quei problemi che sono legati a uno stile di vita completamente sbagliato. Purtroppo noi siamo quasi costretti, no, dai ritmi quotidiani a utilizzare questo tipo di alimentazione che è totalmente scorretta e quindi l'unico consiglio che io mi sento da dare al nostro amico è quello assolutamente di trovare spazio per un'alimentazione completamente differente da questa e soprattutto il movimento che è alla base dello star bene. Poi abbiamo Vanessa di Castelfidardo che chiede: disturbi colitici sono solo medici o possono essere psicosomatici? Disturbi colitici, lo dicono le statistiche, per il 70% non hanno alla base, per fortuna, aggiungo, una componente organica. Quindi è chiaro che lo stile di vita non corretto, il ritmo di vita a cui siamo sottoposti, gli stress e tutto il resto producono questo tipo di sintomi, che sono sintomi a volte anche molto fastidiosi, fino quasi a essere Quindi invalidanti, psicosomatici, senza insomma, ecco. dubbio. Poi abbiamo Serena di Ascoli Piceno che chiede: come mai non riesco a digerire piatti elaborati? Avrò problemi di gastrite? No, è che la macchina uomo è una macchina capace di grandi cose ma imperfetta e se noi la vogliamo tirare sempre al massimo, prima o poi avremo questi fastidi e questa difficoltà, no, nelle digestioni dei cibi elaborati. Bene, poi dottor Giorgetti abbiamo Luciana di Grottammare che dice: ho problemi di colon irritabile da anni, ma non mangio quasi nulla, sono molto attenta all'alimentazione ed evito dolci, alcol e caffè. Che cosa mi consiglia?
Beh, di evitare dolci, alcol e il caffè e poi di rivedere col suo medico magari un modello alimentare diverso che possa aiutarle. Io consiglio a molti miei pazienti di tenere un diario alimentare, per esempio, quindi di scrivere quello che mangiano ogni volta che mangiano e registrare le sensazioni successive. Potrebbe essere, ecco, uno strumento che può aiutare questa signora ad individuare gli alimenti che poi le danno più fastidio in modo che poi li possa evitare o sostituire con alimenti più salutari o meno fastidiosi. Abbiamo un'ultima domanda, abbiamo Pietro di Ancona che chiede il consumo di agrumi nel caso dell'ulcera, è da evitare completamente? Beh, gli alimenti che danno acidità sicuramente sono da evitare e quindi gli agrumi possono dare un pochino d'acidità gastrica, per cui, come diceva prima il dottor Damiani, eliminare è una parola che in nutrizione non piace, però controllarne l'utilizzo sicuramente sì, e quindi non mangiarne quantità enormi e poi comunque, ecco, attraverso un'alimentazione consapevole, magari un diario alimentare, individuare quali sono gli alimenti che ci danno più fastidio in modo che riusciamo poi a tenerli un pochino da una parte. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti, il dottor Giorgetti e il dottor Buonasera. Damiani, per essere intervenuti. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento. Occhio secco, chirurgia retinica laser. Sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11, il giovedì alle 20.45 sul canale 675 e la domenica mattina alle ore 11.50 sul canale 11. Vi ricordo come sempre che potete telefonare alcuni giorni prima la messa in onda della trasmissione per porre le vostre domande chiamando il numero 071 7574 372 oppure inviare un'email a onertv@libero.it. Vi ricordo inoltre che tutte le trasmissioni possono essere riviste su YouTube e che tutti gli aggiornamenti li trovate su Facebook Canale Salute. Arrivederci alla prossima settimana.